Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, ben ritrovati in un nuovo filmato del blog, oggi per parlare del parco tra Corso del Popolo e Via Tasso. Prima però diamo un saluto, come al solito, alla nostra amica Katia che ultimamente ci sta dando una mano con la nostra telecamera. Ciao Katia! Ciao a tutti gli amici di Venezia Laguna Nostra. Allora amici, siamo in questo parco di Corso del Popolo Via Tasso, un parco che da tempo stiamo seguendo come blog e per il quale abbiamo prodotto un'attività agli uffici pubblici che è stata completamente ignorata. Non solo è stata completamente ignorata, ma non ha dato risposte, soprattutto per quanto concerne poi un aspetto che ci stava, diciamo, particolarmente a cuore, che era quello legato ad altri parchi di Venezia, di rivedere un attimino il contratto di servizio che c'era tra, e che c'è ancora oggi, tra il Comune di Venezia e Veritas, che è la principale attrice, diciamo, del mantenimento del decoro dei parchi. Siamo tornati qui, in questo parco, cari amici, a distanza di mesi, non solo appunto per farvi presente che la pratica del blog protocollata all'ufficio partecipate del comune, al subcommissario e a vari subcommissari di riferimento non ha dato nessun esito, ma soprattutto, cari amici, non ha dato alcuna miglioria sia in fatto di igiene sia in fatto di mantenimento o di ripristino del verde pubblico e, cari amici, anche per quanto concerne poi una pubblica incolumità che riguarda lo stagnetto alle mie spalle che andremo a vedere. Cara amica Katia, facciamo vedere questi tre aspetti che abbiamo appena citato, che ho appena citato, facendo vedere ad esempio questa panchina, cari amici. Come potete osservare, siamo dalla parte dell'uscita di Via Tasso e vedete le condizioni, amici, igieniche praticamente, che esistono ogni giorno e giornalmente in questo parco, che poi serve, amici, il quartiere di Mestre, questa zona importante del quartiere, con un numero di veneziani che appunto qui risiedono e vorrebbero avere un parco in condizioni un po' più decenti, non solo per quanto riguarda queste condizioni igieniche che abbiamo appena visto e che purtroppo nel corso dei giorni si manifestano, ma per quanto riguarda anche il manto erboso, che è praticamente, amici, inesistente. Un manto erboso che è chiaro è in queste condizioni perché non viene curato, non viene assolutamente manutentato, se possiamo utilizzare questo termine da questo punto di vista, e si ritrova quindi con la calura poi anche di questi giorni e con le piogge che non sono particolarmente eccessive in queste condizioni. Katia, giriamo un attimo la nostra telecamera da quella parte verso Via Tasso, va bene, e osserviamo come questa cosa del manto erboso poi si ripete in varie zone, cari amici, non solo in questa porzione di verde, non solo in questa porzione di parco, ma come potete osservare anche adiacente al muro di cinta, poi che delimita appunto questa area verde, questa area che è da tempo oramai abbandonata a se stessa, anche poi la nostra pratica. Giriamo un attimino la telecamera, cara amica Katia, e parliamo dell'ultimo aspetto che ho citato precedentemente, ovvero, cari amici, l'incolumità pubblica, che è data, come potete osservare, da questo stagnetto. Avvicinati pure, Katia, facciamo vedere agli amici del blog, a chi segue il nostro spazio, questa condizione, che non solo, cari amici, è assolutamente, da questo punto di vista igienico, non tollerabile, ma una pubblica incolumità, cari amici, che è appunto dato da questo spazio, in queste condizioni, che non ha delimitazioni e che potrebbe portare anche qualche bambino o qualche fruitore di questo spazio verde a caderci dentro, a farsi del male, perché c'è un dislivello molto importante, addirittura lì ci sono delle pietre e c'è un New Jersey che è tipico dei lavori in corso che si fanno, diciamo, nelle strade provinciali, statali, autostrade, ed è qui in mezzo a questo stagnetto. Provate a pensare, cari amici, solamente una condizione guardando appunto questo
questo stagnetto, cioè questo inesistente stagnetto. Provate a pensare, cari amici, quanti soldi pubblici sono stati spesi per abbellire questo parco, quindi per fare questa struttura che doveva contenere dell'acqua, che doveva appunto rinfrescare, avere una funzione rinfrescante, doveva avere anche dei pesci magari, no? Per così la curiosità dei piccoli fruitori. E invece, amici, è in queste condizioni, con soldi pubblici che sono stati sprecati, soprattutto, cari amici, poi per fare quel ponticello, perché quel ponticello non è stato fatto gratuitamente, sono stati fatti dei, ovviamente dei progetti, e alla fine è stato fatto questo questo ponte che doveva servire appunto per bellezza. Lo stagnetto non c'è, è in queste condizioni assolutamente così vergognose, e quel ponte è stato pagato dalla collettività ed è assolutamente inutile. Ora noi, cari amici, a febbraio per questo parco abbiamo fatto una pratica. La condizione non è assolutamente cambiata, addirittura ci sono delle foglie che sono cadute oramai da 6-7 mesi e non sono state sollevate, tra le altre cose finendo anche dentro i tombini, che poi per fortuna sono stati puliti in via Tasso e abbiamo dato questa comunicazione all'epoca. Ed è chiaro, cari amici, che non c'è stata alcuna risposta per questo parco, come per il parco di Malamocco, che era legato poi a questa pratica, fronte laguna, e per un altro parco che avevamo tenuto diciamo sotto la lente di ingrandimento del Parco Venezia Laguna Nostra a Sacafisola. Perfetto, nessuno dei tre parchi ha avuto delle migliorie, ma questo in particolare, cari amici, è peggiorato in una maniera assoluta. Ci sono addirittura delle aree dove non si può transitare perché siamo pieni di moscerini, di mosche. Non parliamo poi, diciamo, di quell'area lì che viene utilizzata da defecazioni, da pipì, eccetera, degli avventori che qui soddisfano questo loro bisogno. E questa, amici, è la condizione assoluta di una pratica inevasa e di una pratica che ancora una volta, cari amici, non ha tenuto in considerazione del fatto che l'ente gestore non è capace a mantenere un parco in una condizione più tollerabile. I soldi, cari amici, ci sono, sappiatelo, no? Vi dicono e vi raccontano lamentandosi sempre che i soldi non ci sono. I soldi ci sono, esattamente sono 90 milioni di euro da contratto di servizio tra il Comune e Veritas, anche per gestire i parchi come per altre cose. Ebbene, amici, questa è la condizione purtroppo di questo parco, che all'epoca, tira su un po' la telecamera Katia, che all'epoca da questo punto di vista non c'è stato verso di ripristinare in una maniera più funzionale, più decente, in un'area, cari amici, che tocca migliaia di veneziani, perché qui tra via Tasso, tra Corso del Popolo, va bene, ci sono migliaia di veneziani residenti, proprio diciamo limitrofi, qua siamo sui 4-5 mila persone che appunto sono molto adiacenti a questo parco, che è in queste condizioni e non possono assolutamente usufruirne. Quindi tenteremo di far sì che questo parco sia risistemato, ma, cari amici, la pubblica amministrazione ancora una volta è inadempiente. Grazie all'amica Katia che ci ha dato una mano con questa ripresa. Prego, grazie, prego. Katia. Speriamo, amici, che questo parco si sistemi, come altri, come quello di Malamocco, Sacafisola, eccetera, eccetera, eccetera. Tella Quilotti Laguna, il degrado qui del parchetto tra Corso del Popolo e via Tasso. 1, 2, 3, Venezia!